Siamo a Castrum Novum col coordinatore di quelli che sono gli scavi archeologici, che è il dottor Flavianei, archeologo ben noto, che tra l'altro è direttore scientifico di tutto il polo museale del Castello di Santa Severa ed inventore del pluripremiato Museo del Mare dell'Navigazione Antica, che è sempre al Castello di Santa Severa. Castrum Novum sono una decina di anni che stanno riportando alla luce in maniera importante, con una missione internazionale che coordina sempre il dottor Flavianei. Adesso Castrum Novum, ma perché è nata, dottore Nei? C'era un motivo. Ma Castrum Novum è una colonia romana della prima metà del III secolo a.C. che nasce in un momento particolare che fu quello delle guerre puniche. È un avamposto, una fortezza, in realtà un castrum, come veniva chiamato, che era, preposto al controllo di un tratto di costa, di litorale, insieme ad altre colonie che furono Pirgi, Alzium e Fregene, erano degli avamposti per tenere sotto controllo il litorale in funzione, anticartaginese, antipunica, perché Roma temeva uno sbarco dei cartaginesi su questa costa a nord della città e contemporaneamente curavano ovviamente il controllo degli interessi politici, economici, strategici della città, in un territorio che era stato da poco sottomesso, perché questa costa appartenne in realtà per tanti secoli alla città etrusca di Cerveteri, e i romani in quella fase, nella prima metà del III secolo, confiscano il territorio della città di Cerveteri costiero e ci deducono, ci fanno tutte queste colonie, queste fortezze militari, sono dei presidi militari quelli che creano. Questo all'epoca delle guerre puniche. E poi questa cittadina, questa fortezza, diventa una vera e propria città con le proprie istituzioni, col Senato, con i propri magistrati, con le organizzazioni, con i templi, con una vera e propria città, col foro, le terme, e si sviluppa per circa 900 metri lungo tutta la costa qui di Santa Marinella, da Capolinaro fino praticamente alle peschiere, ai famosi impianti di peschiere che si trovano lungo la costa. Alle nostre spalle, non vorrei sbagliare, abbiamo la porta est, la porta d'ingresso, la porta est, con il decumano, la strada principale, no? Che portava anche in fondo c'è il teatro, e quindi c'è tutta una realtà. Qui abbiamo anche delle tombe, ce ne sono altre là dietro. Voglio dire, è un lavoro importante. La sensazione che si ha è che qui ci sia ancora da scavare in terreni privati che vanno espropriati, comunque dovrebbero essere espropriati. Sì, l'originario castrum romano si estende per almeno 120 metri di lato sul lato lungo e per 70 sul lato corto. In mezzo al lato corto c'era la porta, o meglio, c'erano le porte sui due lati della colonia. E noi ne abbiamo trovata una che è qui davanti a noi, appunto, come ricordavi. E da questa porta transita, attraverso questa porta transita il decumano della città, la strada più importante, che è larga 4 metri, pavimentata poi in epoca imperiale. E lo scavo è una minima parte della città, in realtà altrettanto, se non anche molto di più, si estende ancora nei terreni adiacenti, alcuni dei quali sono privati e dovremo espropriarli per poter realizzare il parco archeologico urbano della città di Castrum Novum. Hanno scritto che c'è in corso una pratica d'esproprio binata comune soprintendenza archeologica. Tra l'altro poi Castrum Novum, ne parliamo dopo, avvicinandosi e propinquandosi al mare, aveva tutta una realtà marina, le grandissime peschiere ed altro ancora. C'è stato un ritrovamento, tra l'altro Castrum Novum, grazie a lei, diciamolo senza remore, ha avuto anche molta visibilità sui grandi giornali, il Messaggero ad esempio, qui va per la Maggiore nel Lazio. Un ritrovamento recente è stato quello che riguarda i prefurni e comunque le terme della città. Adesso Sì. noi ci andiamo e chiaramente lei ci dirà un attimino, perché questa, quando lei giustamente poco fa ha detto, si è consolidata ad urbs, a città, da oppidum, diciamo così usando termini latini. Chiaramente si è dotata di tutto quello che i romani amavano, le terme le amavano, i romani. Ecco, un'altra cosa, poi lo chiederò al presidente del gruppo archeologico, che sono gli italiani impegnati da sempre, qui hanno lavorato le università francesi, ci sono le università ceche, ragazze tedesche, poi c'è le persone della soprintendenza, studenti, eccetera. Devo dire, organizzare e coordinare questa missione internazionale, non è facile, secondo me.
Beh, no, il progetto è un progetto che cura il comune di Santa Marinella tramite il museo civico in concessione di scavo dal Ministero dei Beni Culturali. Quindi scusi, il museo poi... civico, lei è il direttore, sì, del museo civico. Sì, sì. No, grazie. Tutto passa attraverso lei. E quindi è il museo di Santa Marinella che coordina il progetto, di cui insomma hanno aderito e fanno parte ad oggi l'Università della West Bohemia, e il gruppo archeologico, e partecipano molti studenti e ricercatori dell'Università La Sapienza di Roma e di Roma 3. Quindi è uno staff abbastanza, diciamo, eterogeneo, che in passato ha visto anche la partecipazione delle università francesi di Lille e di Amiens. È una missione, sì, con un carattere internazionale da questo punto di vista, che sta lavorando da oltre 10 anni in realtà su varie zone di Castronovum e adiacenti alla città antica, per valorizzare, oltre che per fare ricerca, per valorizzare il sito e renderlo quindi fruibile e visitabile per tutti.